Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti da me e il mio gatto tigrato europeo Michelangelo, il mio fratellino, a questo nuovo appuntamento con Hachette, la Ford Gran Torino di Starsky Hatch, un modello in scala 1-8. Ciao amore mio. L'edizione è Hachette. E vi chiedo scusa perché, come almeno chi mi segue lo sa, come avrete potuto vedere, è un po' che non pubblico, ma ci sono un po' di problemi a livello familiare con la salute della mia cara mamma. Per cui ecco, state tranquilli, il canale almeno per adesso è ancora attivo. Vedremo poi, chiaramente dipenderà anche da voi, dalle visualizzazioni che riuscirò ad ottenere. Però insomma, io ragazzi sono appassionato come voi, per cui se riesco lo porto avanti con piacere. Quindi all'interno abbiamo tre numeri, dal numero 106 al numero 108. Ricordo che per il completamento di questo modello sono necessarie 120 uscite. Vi leggo soltanto due dati. Allora, no, qua la consegna, vi volevo leggere la consegna, ma non c'è scritto, c'è soltanto quello che appunto è il corrispettivo che devo dare, che sono 35,97 euro. Io, come vedete, ho fatto l'abbonamento. Non ho preso la vetrina, chiedo scusa, la teca. Ecco. Allora, vediamo cosa c'è dentro. Così il mio Michelangelo si fionderà in un nanosecondo all'interno della scatola vuota. Ecco qua. Mamma mia, che pacco ragazzi che c'è qua dentro, guardate. C'è la parte esterna posteriore della vettura, la copertura in plastica, ma è fatta sicuramente bene in ABS. Allora, vediamo un po'. Calpestami tutto, amore, non ti preoccupare, eh. 107, 108 e questa è la 106, quindi vediamo subito. Ma dov'è il fascicolo di questa uscita? Mi fa veramente molto piacere perché non lo vedo. Bene, non riesco assolutamente a trovarlo. Cosa stai facendo? Ma Michelangelo! Il fascicolo all'interno non c'è. Mi hanno messo questo. Vabbè, ma probabilmente il fascicolo all'interno non c'è, ma ci dovrebbe essere. Stavo pensando che non è difficile da capire come è da eseguire il montaggio, però ci dovrebbe essere. Ecco, dai lì, amo. Allora, in questi pezzi, allora, quello che potrebbe essere stato eseguito male sono i filetti. In questo caso il filetto è quello nero, che delinea appunto il bianco dal rosso. Andiamo a vedere. Qua ad esempio c'è una macchia nera. Il pezzo è eseguito bene, a parte purtroppo il fatto che non esiste in nessuna delle aziende che conosciamo un controllo qualità. Qui c'è una. Stai fermo, Michelangelo. Qui c'è un'altra macchia. Questa è la zampa del mio Michelangelo che cerca di. E guardate qui che brutto questo difetto, quanto è brutto. Guardate che orribile questo difetto. E secondo voi io posso tenere un pezzo così? Ma anche no. Chiederò certamente la sostituzione, sperando che non mi arrivi peggio. Proprio per il fatto che vi dicevo prima, cioè che non esiste un controllo qualità.
Sotto la vediamo tutta in plastica, ma non ci sono problemi, a noi ci interessa la parte sopra. Certo, il cofano, se andiamo a vedere le linee, quelle appunto che protendono verso l'esterno, è bruttissimo perché ci andava un'altra mano di vernice, ma hanno pensato bene di non dargliela. E quindi si vede in trasparenza il metallo sotto, ve lo ricordate? Allora, via questo. Passo al numero successivo, che è il numero 107. Queste, scusatemi, erano le viti contenute nel numero 106 LP KP OP e ZP, tutte da avvitare nella plastica. Mi ha agguantato subito con le guardate che artigli che ha. Fermo. Ma quanto ti amo, ti amo. Allora. No, 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 no. Ma guarda come me la. Ma guardate come mi ha forato il fascicolo. Ma sei terribile, Michelangelo. Montaggio della guarnizione del parafango posteriore sinistro e installazione della portiera sinistra. Ecco qui. Fermo. Fermo con quella zampetta. Mettiti così. Stai fermo, mo. Allora. Mamma mia. Che video ragazzi. Se vi cancellate come scritti io vi capisco. Allora, infatti andiamo a montare la portiera. È veramente grande questo modello, eh. Grande e mi piace molto. L'unico grosso difetto è il fatto che gli ammortizzatori anteriori sono stati studiati male e non ammortizzano, mentre invece quelli posteriori vanno benissimo. Cosa fai con quella zampa? Ma vuoi bucare anche il cubo box? Quindi vado a vedere i pezzi. Due serie di viti, una per metallo UM e una per la plastica BP. Questi due pezzi. Vado a leggere cosa rappresentano. Guarnizione del parafango posteriore sinistro, è tutto in plastica. Questa invece è la cromatura del parafango posteriore sinistro. Ecco qui. Adesso passo al numero successivo, che è l'ultimo. Mamma mia, Michelangelo, il 108. Eccoli, fascicoli perfettamente, guardate, perfettamente in regola, non sono rovinati per niente. Cosa serve farci avere poi, che tra l'altro se non sbaglio uno lo paghiamo 7 euro e uno è dato in omaggio, i portafascicoli, se poi i fascicoli sono ridotti in questo stato. Fermo, ah, stai fermo, ti chiudo. Ecco, ti chiudo così, almeno da questa parte non passi, forse riesco a far vedere qualcosa. Ecco qui.
Questo invece è il montaggio della guarnizione del parafango posteriore destro e installazione della portiera destra. Perfetto, quindi qui andiamo poi a mettere tutte e due le portiere. E questo è il risultato finale. La parte, diciamo, che più mi interessa poi è dettata da quanto sarà preciso il punto di unione tra in questo caso il bianco e il rosso della portiera con la scocca. E se questo che vedo può anche capitare al mio modello, sono veramente dispiaciuto, e qui c'è un dentino enorme e qui c'è uno spazio terribile. Speriamo che questo non si verifichi anche sul mio modello. Bisogna anche essere un po' fortunati. Niente, questi sono gli stessi identici pezzi, fatta eccezione che sono per la porta, fatemi leggere, destra, se non sbaglio, esatto, destra, e quelli di prima invece erano per la porta sinistra. Infatti abbiamo la lettera R. E le serie di viti. Stai fermo, amore. Ecco qui. È stato dato questo grigio sulla cromatura. Serie di viti YP per la plastica, UM per il metallo e BP per la plastica. Bene, ragazzi. Questo poi sarà il risultato finale, come abbiamo appena visto prima, del montaggio numero 108. Ancora 12 numeri e anche questo modello è terminato. Quindi 4 invii, sono 3 numeri ad invio. Ecco qui, ragazzi. Io vi ringrazio del vostro tempo. Da me, Michelangelo, è tutto, soprattutto da Michelangelo. Eccolo lì. Quanto sei bello, amore, che occhi chiama, guardate che occhi, è una tigre in miniatura. Guardate che meraviglia, le unghie sono dentro, prima le ha tirate fuori ma non vuole farmi male. Se lo fa è perché sono veramente troppo lunghe, dovrò un po' spuntargliele, anche se sono contrario a farlo, ma purtroppo se non le spunto, vivendo in casa non si consumano per nessuna ragione. Che tra l'altro il grattino, così chiamato, non è fatto per affilare le unghie, ragazzi. Le unghie sono fatte a tante sezioni, e perché loro si rendono conto che si sta spezzando una sezione, cercano di tirarla via nel grattino, tutto lì, perché le unghie sono affilate da sé, vengono proprio affilate crescendo, non se le affilano sul grattino. Ecco, queste sono una delle poche cose che so. Bene, ragazzi, io vi ringrazio del vostro preziosissimo tempo, un abbraccio, un saluto a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ecco qua il mio amore. Possiamo spegnere, amore? Possiamo spegnere, questo me lo dai? Dov'è l'altro? È inutile che mi mordi, tanto me lo prendo lo stesso. Con i gatti bisogna fare attenzione, almeno parlo del mio, con i fili di nylon. Pensate che una volta, appena l'ho preso, avevo un anno, perché un signore non lo voleva più, lo voleva mettere al gattile, l'ho preso io, ed è stata una delle cose più belle che mi sono capitate nella vita. A un certo punto io non mi sono neanche accorto, non avendo mai avuto gatti, come vi ho appena detto prima, non sapevo nulla di questo. C'era questo pezzo di nylon, sapete quei sacchi con la trama ordito, tipo tessuto, ma sono di nylon, molto resistenti, aveva un po' di fili che erano sfilacciati. Bene, io a un certo punto mi sono accorto che lui stava masticando, sono andato a vederlo, aveva un pezzo di filo che usciva dalla bocca ancora una decina di centimetri. Io sono andato subito a toglierlo dalla bocca, ebbene, questo pezzo qui, alla fine,
L'ho misurato ed era quasi 40 centimetri e aveva della mucosa attaccata un po' rossiccia. Io leggero, leggero lo tiravo via piano, praticamente lo stava ingoiando. Immaginatevi voi cosa sarebbe successo. Quindi non lasciate mai assolutamente del nylon in giro perché loro possono giocare, ma possono anche inghiottirlo. E amore, ecco cosa ti ha fatto ieri il tuo amico o la tua amica. Non ho ancora definito se è un maschio o una femmina perché la vedo di sfuggita. Ti ha graffiato, amore. Non ti faccio più incontrare con lui o lei. Cribbio. Guarda qui. Ciao ragazzi. Vabbè, se qualcuno non ha voluto vedere il mio gatto e giustamente si è dedicato solo al video, ha potuto anche stoppare il video prima. Ciao a tutti. Ciao amore. Ciao.